Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video del lunedì, un video in una nuova posizione perché, come vi avevo promesso la settimana scorsa, volevo farvi vedere questa maglia che mi hanno regalato perché è veramente simpaticissima e vi racconto anche la storia. Allora, intanto, vabbè, è una delle prime maglie 3D in gol, poi ne abbiamo anche un'altra, ragazzi, va, ve la faccio vedere nei prossimi video, ma questa scritta è fenomenale, ragazzi. Sono morto dalle risate, non riuscivo neanche a tenermi, ma questa è una maglia che mi hanno regalato perché uno dei miei giovanissimi follower su YouTube, veramente giovanissimo, proprio un super teen, diciamo, ha detto questa frase un giorno sulla serie di vicissitudini, e quindi è stata riportata questa frase e l'hanno realizzata a forma di t-shirt, proprio per ridere, proprio per scherzare, per la simpatia di questo tipo di affermazione che è veramente molto molto simpatica. Allora, ci sono affezionato, anche se mi va un po' grandetta, ma ci sono affezionato e la metto spesso a casa, però, più che altro. Va bene, allora, prima di andare avanti, torniamo a fare i seri perché oggi parliamo del video del lunedì, del video analisi tecnica, e ci sono i mercati in cerca di autore, così possiamo dire. Mercati in cerca di autore perché ragazzi non sanno che pesci prendere, non sanno che strada prendere. Bitcoin è indeciso, ha rimbalzato su un ultimo minimo, ma in sostanza la decisione è questa. L'ultimo minimo è bastato per dare il via ad una nuova fase ciclica? Oppure questa scadenza dei mercati che stiamo attendendo per i primi di agosto, la famosa scadenza ciclica di cui vi parlo da tempo, è ancora in essere e sta dando filo da torcere al mercato, il che porterebbe poi a una conclusione molto importante da qui ai prossimi giorni. Vi parlo anche di un evento, è quello del 29 di luglio, dove io farò la masterclass con XTB parlando delle previsioni di Bitcoin, di quello che ci sta dicendo il mercato e di dove andremo. Lo guarderemo adesso la pagina, vi farò rivedere la pagina per la registrazione alla masterclass, che sarà gratuita. Cos'altro vi devo dire? Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ora vi sposto sul monitor, ragazzi, e noi ci rivediamo mercoledì con un nuovo video, anche se siamo in fase estiva, i mercati, come vedete, dormicchiano, ma in questo video di oggi ci sono informazioni molto molto importanti, quindi open your mind e occhi sui grafici. Ciao a tutti! Ragazzi, ma prima di passare al grafico e andare a guardare tutto quello che sta succedendo sui mercati e che abbiamo visto questa settimana, guardiamo un evento che il 29 luglio avverrà, quindi sarà il lunedì prossimo, quindi fra una settimana. Ci sarà la masterclass di XTB, ragazzi, dove parteciperò anche io. Mi hanno chiamato, cioè, mi hanno contattato un paio di settimane fa per questa masterclass. Sono stato contento perché a me fa sempre molto piacere condividere la mia formazione, condividere quello che sono le mie conoscenze un po' con la rete, un po' con tutti, anche perché credo sia l'occasione migliore per conoscersi e soprattutto crescere insieme. È fondamentale, quindi, partecipare a questi eventi. Io sono contentissimo anche di essere tra i quattro professionisti che loro hanno indicato nel mondo criptovalute, soprattutto nell'ambito trading. Ragazzi, lo sapete, sono un trader, non un informatico, quindi farò questo. È il mio intervento. Di cosa parleremo oggi? Vi dico un po' di quello di cui parlerò. Cosa ci sta dicendo il mercato? Dove saremo a fine anno? Sull'ambito Bitcoin, cosa faremo? Analizzeremo sicuramente i grafici, vedremo la loro piattaforma XStation con il grafico che di Bitcoin, che è quello che ci interessa, e poi parlerò per lo più in linea di massima su come analizzare, ragazzi, quello che ci sta dicendo il mercato in questo periodo. I grafici da un punto di vista di lungo periodo, medio lungo periodo, che sono 6 mesi circa, 5-6 mesi, e andremo a cercare di capire se con i dati di oggi, con quello che il mercato ci ha già detto, facendoci vedere dei trend, possiamo cercare di tirare le somme e capire quello che succederà a fine anno, cioè dove saremo a fine anno in maniera chiaramente probabilistica, perché, come ben sapete, non è possibile fare previsioni di lunghissimo periodo se non adducendo, diciamo, delle opinioni. Però è fondamentale
farci delle proprie, delle nostre idee con le quali poi magari guardare il mercato con un'ottica assolutamente diversa. Quindi, sarà un incontro di un'ora, saremo insieme un'ora, ragazzi, venite perché io risponderò alle vostre domande, parteciperete, insomma, insieme a me e potremo chiarirci tanti dubbi. È gratuito l'evento, è una cosa molto bella, quindi assolutamente immancabile. Potete trovare il link per la registrazione alla masterclass in questo video. Sotto in descrizione trovate il link per registrarvi e avere poi accesso il 29 di luglio alle ore 17. Vi aspetto alla masterclass di XTB. Bene, eccoci davanti al grafico di Bitcoin. Iniziamo da qui, ragazzi, per analizzare la fase di analisi ciclica dei mercati. E poi anche la classica analisi tecnica. Allora, intanto guardiamo quello che è successo nella scorsa settimana. Abbiamo fatto il minimo il giorno 17 luglio alla cifra, diciamo, sui prezzi di Bitfinex di 9.000 dollari, 9.080 dollari. Questo minimo di Bitcoin è un po' un minimo precoce per essere un minimo di una chiusura ciclica come quella che noi stavamo attendendo, che dovrebbe essere indicata più o meno entro fine luglio, quindi ancora, ragazzi, mancherebbe una settimana. Allora, cosa significa questo discorso? Cosa significa il fatto che i mercati hanno anticipato questo minimo? Significa in sostanza che è possibile ancora una fase ribassista nei prossimi giorni. Questo è il grande rischio. Questo è il discorso su cui dobbiamo, diciamo, basarci per analizzare i mercati da qui alle prossime settimane, perché da un punto di vista di analisi tecnica non ci sono segnali rilevanti. Io vi ho dato questi due livelli di supporto, scusate, di resistenza e supporto, supporto 9200 e resistenza 12100, che insomma sarebbero i vecchi 11700, ragazzi, in quell'intorno. Ed esattamente questo livello di oscillazione ha tenuto anche in questi giorni, perché per esempio anche il supporto a 9200 non è stato rotto in quanto ha toccato i 9.080 dollari, ma poi è tornato su, quindi in close non ha rotto il supporto. Perciò, ragazzi, è rimasto tutto invariato da un punto di vista di analisi tecnica. Bitcoin, d'altra parte, rimane anche sopra la media mobile a 50 periodi, ci chiude sotto soltanto la giornata del 16, ma ci si riporta su, quindi diciamo che oscilla intorno alla sua media mobile a 50 periodi, ben diverso Ethereum, lo vedremo tra poco, però l'unica indicazione che mi sento di guardare in questa fase è un'indicazione di natura ciclica, che è quella della fase di chiusura che stiamo attendendo. Una fase di chiusura molto importante perché va a concludere anche un ciclo superiore molto rilevante. Infatti la sua fase ribassista è stata consistente rispetto alle altre, ragazzi. Non è stata una gran fase ribassista, chiaramente, se vedete solo un ritracciamento, però è stata consistente rispetto alle precedenti, che come vedete erano più piccoline, più limitate. Ora, il problema di fondo è capire se questo minimo è sufficiente a dare il via a una nuova fase di ciclo rialzista, e quindi dovremmo poi, ecco, avere questa fase così e poi magari, insomma, andare su a vedere quello che succederà. Oppure no, ragazzi, perché ancora il mercato non scopre le sue carte, perché potrebbe tranquillamente aver fatto questa gamba di ritracciamento per poi andare alla sua naturale conclusione verso fine mese di luglio, primi di agosto, per fare questa fase conclusiva ciclica. Queste sono le due ipotesi un po' le più probabili, le più normali, quelle che sembrano più essere tailored sul mercato, quindi più tagliate sul mercato, quindi più classiche e più naturali. Quando e dove sono i livelli da monitorare? Allora, il primo livello da monitorare fondamentale è questo massimo qui, ragazzi, che a questo punto diventa anche un massimo ciclico abbastanza importante, che è circa 11.100 più o meno, ragazzi, all'interno di questa fase. Il superamento,
con close daily degli 11.100 probabilmente indicherà dei cambiamenti da un punto di vista anche di analisi ciclica che poi dovremmo rivedere nelle analisi successive. Quindi al momento l'ipotesi più probabile resta comunque quella di una fase di debolezza o di riflessione come quella che vedete in questi giorni. Magari si potrebbe riportare intorno ai 10.000, tentare di rompere il supporto ai 9.200, insomma perdere tempo come più o meno sta facendo in questi giorni. Resta l'ipotesi, diciamo che io vaglierei con una probabilità del 55-60%, con un'ipotesi della probabilità del 45-45%, potrebbe essere già stato fatto il minimo importante per Bitcoin, e il mercato continuerà a salire. Dove lo vedremo? Intanto il primo livello è il fondamentale livello, questi 11.100, che fanno un po' da spartiacque ciclico. Quindi se il mercato andrà già su rispetto a questo livello di resistenza, avremo un primo segnale di forza e quindi sul fatto che magari questo minimo ciclico atteso potrebbe essere stato anticipato nella giornata del 17 luglio, quindi con una decina di giorni di anticipo. Su cicli grandi e cicli di questa importanza potrebbe tranquillamente farlo, non c'è assolutamente nessun tipo di problema. Questi sono i livelli, ragazzi, anche il motivo che vedete questa fase di pausa e di riflessione dei mercati. Sicuramente siamo in fase estiva, però è anche dovuto a questa fase di incertezza ciclica, questa fase naturale di incertezza. Passiamo ad Ethereum. Quali dati abbiamo da Ethereum? Gli stessi, ragazzi, uguali a Bitcoin. Ancora di più su Ethereum, forse. Questa fase di rimbalzo indica che non c'è forza da parte di questo mercato per poter dire ok, siamo arrivati a una fase di scadenza ciclica come quella che stiamo attendendo, il mercato da qui riprende. In realtà, vedete, ha fatto semplicemente un rimbalzo dal primo livello di supporto a 190, quello sotto i 2,25, per fare poi il pullback sui 2,25. Quindi al momento questa fase di Ethereum è un semplicissimo rimbalzo, ragazzi. Quindi la fase più probabile dovrebbe essere appunto questa qui, per andare poi magari a impattare sul supporto a 170. Ancora una volta, bisogna sempre seguire i mercati. Queste sono solo ipotesi. I prezzi invece dicono la verità. Al di là delle nostre ipotesi, poi noi dobbiamo fare i trader, e da bravi trader dobbiamo sempre valutare più circostanze e in circostanze differenti decidere poi dove e come operare. Ancora una volta, da un punto di vista di analisi tecnica, abbiamo un livello importante su Ethereum che è questo qui, 236, 235, 236. Il superamento di questo livello comunque dà fiato al mercato, ragazzi, e ci porta a considerare questo minimo come un minimo ciclico importante da considerare anche per i prossimi giorni. Quindi non semplicemente un minimo da rimbalzo ciclico. Il tempo ancora non indica che siamo in una fase di possibile ripresa, quindi da un punto di vista di timing attendevamo, diciamo, una fase di riflessione, di ribasso e di incertezza, debolezza sui mercati fino ai primi di agosto, e quello che sta avvenendo esattamente questo, con le dovute differenze, ragazzi, col fatto che i mercati non è che devono a forza andare a picco o fare movimenti esplosivi chissà come, però vi stanno indicando questa fase di incertezza, un po' come quella che avete visto qua, per esempio, su Ethereum. Resta la probabilità anche qui, direi un 55-60% da tentativo di Ethereum di fare un nuovo minimo, mentre 40-45% minimo già fatto e poi possibilità di risalire magari nei prossimi giorni. Ma lo vedremo. Se non supera comunque il livello di resistenza 235-236, poco cambia. BNB più forte rispetto a tutti gli altri, quelli che abbiamo visto finora. Ma attenzione, questo pullback sulla media mobile a 50 periodi non è un granché. Ancora una volta non abbiamo idea se questo minimo sia stato sufficiente per quanto riguarda Binance per chiudere il ciclo in questione che stiamo vedendo. Ancora di più, da un punto di vista di analisi ciclica su Binance risulta estremamente complesso, ragazzi, fare questa analisi, perché non c'è assolutamente storico. Quindi siamo attentoni, viaggiamo un po' per teoria e per idea generale, però assolutamente importante anche valutare che Binance ha avuto un atteggiamento di forza un po' più evidente rispetto a quello di Bitcoin e di Ethereum. Cosa c'è da fare da un punto di vista di analisi ciclica? Ciclicamente siamo
qui potremmo assistere a un'ulteriore fase di ribasso, un tentativo. Certo è che su Binance, vedete, sembra ancora di più. Più complicato, diciamo, l'andare a tentare un nuovo minimo perché dovrebbe scendere un po' di più il mercato. Potrebbe comunque farlo. Da un punto di vista invece di analisi tecnica, il superamento del classico livello di resistenza, che in questo caso, ragazzi, il primo livello è 32,6, però il livello fondamentale a questo punto da superare è qui, ragazzi, cioè è 34,5. Da un punto di vista di analisi tecnica su Binance Coin, ottima il superamento se avverrà di questi due livelli. Allora, a questo punto sancirebbe in maniera definitiva l'indicazione che qui si è chiuso un ciclo importante, un ciclo superiore. Già il superamento del primo livello di resistenza, che sarebbe questo qui, in sostanza a 32,6, lo potremmo anche indicare in maniera, diciamo, più leggerina. Quindi magari mettiamoci la nostra classica, diciamo, linea tratteggiata. È meno incisiva, con un colore più chiaro. Allora, se va a rompere questo primo livello, già comunque un'indicazione iniziale di possibile fase ciclica nuova iniziata su questo minimo. Altrimenti, ragazzi, ci sarebbe c'è sempre da attendere, così come su Bitcoin. Quindi, come vedete, abbiamo fatto il punto della situazione un po' su tutto, sia su Bitcoin che su Ethereum. Siamo ancora in questa fase di incertezza. Vi auguro un buon inizio settimana, ragazzi, e noi ci rivediamo mercoledì col prossimo video. Ciao a tutti!